ciao. Allora, buongiorno a tutti, premetto che come qualsiasi corso di come parlare in pubblico vi avrà insegnato, non si premette mai qualcosa a una conferenza, ma premetto che, a parte che adesso vi aggiusto anche lo schermo, io non sono Marco Calamari e questo non è Agorà Digitale, quindi sì, siete nel posto giusto, non spaventatevi. Uso le slide di Marco Calamari per un motivo molto semplice, perché sono belle, sono fatte bene e sono GPL, quindi posso riutilizzarle anche senza chiedergli permesso, ma ho anche l'investitura ufficiale, quindi va bene così, insomma. Questo intervento praticamente vuole, ed è stato fatto alla fine, quasi alla fine anche per questo, adesso sistemiamo anche questo piccolo problema di centraggio del monitor. Comunque, questo intervento vuole prendere un po' tutto quello che è stato detto dai miei colleghi, nonché amici, nonché altri relatori, su quello che viene chiamato l'infosmog, cioè tutte le tracce, tutte le informazioni, tutte le cose che io lascio è un problema mio. Ah, okay. Tutte le cose che io traccio, che io lascio in rete quando navigo, quando vado su Facebook, quando invio una foto dal mio smartphone, quando invio una mail, quando faccio qualsiasi operazione in rete, lascio delle tracce, magari anche piccole, ma lascio delle tracce che a un curioso / nemico / governo / law enforcement / governo oppressore che mi vuole tracciare, così via, possono risultare utili, soprattutto facendo quello che diceva sempre Corrado prima di me, cioè l'inference, cioè la correlazione di tutta una serie di informazioni. Magari in una mail non rivelo il mio non so, il mio IP di appartenenza, perché magari la mando da un provider che cancella l'IP di casa e quindi rimane solo, non so, l'IP di Gmail, però rivelo il mio nome, magari c'è una signature, magari su un... Adesso facciamo anche qualche esempio reale di quello che è un discorso di tutte le informazioni che si lasciano in giro. Allora, io mi presento velocemente, così poi passo il microfono a lui, così si presenta anche lui e io nel frattempo centro il monitor. Allora, il mio nome è Igor Falcomatà, sono un sedicente, come si suol dire, esperto di sicurezza informatica. Ho dalla mia parte però il fatto che lo sono da più di 10 anni, quindi magari il fatto che sono qui con un cartellino speaker non è solo dovuto al fatto che così prendo il buono pasto gratis, ma perché qualcuno ha ritenuto che forse ero qualificato anche per fare questo tipo di intervento. L'obiettivo dell'intervento di oggi non è un talk per specialisti. La domanda che era venuta fuori prima è: c'è un meccanismo facile per usare questi strumenti? Sì e no. Cioè, se io e lui e la gente che fa il nostro lavoro o più o meno del nostro ambito volessimo andare su internet in maniera anonima o possibilmente più anonima possibile, diciamo che abbiamo tutte le competenze, le tecniche, le tecnologie, i software, poi quelli che usiamo sono gli stessi che vedremo, per farlo con cognizione di causa. È molto più difficile, purtroppo, e qui scontiamo un po' il limite che c'è nel passaggio tra programmatori, tra sistemisti, tra smanettoni e utenti, quindi è molto più difficile per uno che volesse farlo senza doversi imparare tutta la storia dell'informatica dal 1960 in poi, insomma. Okay? Allora, passo un attimo il microfono a lui, così si presenta anche lui. E io nel frattempo provo. Sì, allora, vabbè, io sono Arturo Filastò, sono insomma un programmatore che lavora su vari progetti open source, tra cui Tor, che è stato insomma menzionato più volte in queste occasioni. Lavoro su Global Leaks, ho iniziato da quest'anno a lavorare su ONI, che è l'osservatorio Open Observatory of Network Interference, un osservatorio mondiale per misurare i livelli di censura e quanto viene praticato il cosiddetto network filtering, cioè la discriminazione del traffico e l'analisi dei dati che passano attraverso le reti. E niente, qua insomma vi parleremo adesso di perché l'anonimato è importante, perché dovrebbe insomma interessare tutti voi e anche praticamente come si può fare a ottenerlo. Cioè, le slide quelle che ti ho... Aspetta, c'erano...
le slide quelle che ti ho passato. Ah, ok, scusa. Ah, fantastico. Quindi la prima è bianca e la seconda è perché l'anonimato. Allora, perché l'anonimato è importante? L'anonimato è importante perché ci permette di avere maggiore libertà. Solamente essendo anonimi abbiamo la possibilità di parlare liberamente e senza alcun tipo di restrizione. L'anonimato ci protegge da potenziali abusi di potere, perché in rete siamo considerati tutti uguali. Non c'è nessuno che può imporre il suo controllo, il suo giudizio su quello che io dico, e non posso essere vittima di ripercussioni. L'anonimato è importante anche per le persone comuni, le persone che sono preoccupate di privacy, e spero che insomma nel circuito di talk che abbiamo fatto qua vi abbiamo insomma fatto capire che è una cosa importante, che anche se oggi non la sentiamo come una cosa proprio così immediata, o forse sì, speriamo, in futuro le nostre informazioni potranno essere utilizzate in modi che oggi ancora non riusciamo neanche a immaginare. Gli strumenti di profilazione che tracciano grafici dei nostri pattern, delle nostre conversazioni, con chi parliamo, che cosa diciamo, potranno essere in un futuro utilizzati contro di noi. E per questo motivo è importante proteggersi, e non è una cosa insomma riservata agli esperti, e come insomma vi faremo vedere esistono degli strumenti molto facili che permettono di insomma, prendendo le giuste precauzioni, proteggersi in rete e riuscire a comunicare in modo anonimo. Quello di cui parleremo qua è quello che è la comunicazione anonima, ossia quello che il fatto che una persona che sta intercettando la mia linea, che mi sta monitorando, non sa chi sta parlando con chi, ossia non riesce a trovare le direzioni che i flussi di dati hanno attraverso la rete. Questo è quello che intendiamo con la comunicazione anonima. Per cui lo scopo della comunicazione anonima è rendere tutte le persone all'interno di questa rete uguali e indistinguibili. In questo modo è possibile, diciamo, nascondersi nella folla e non essere identificato come una persona particolare che ha quelle certe caratteristiche. Quindi lo scopo è nascondere chi comunica con chi. Tor è uno strumento che ci permette di fare questa cosa. È nato come un progetto accademico di ricerca. Nasce tra una collaborazione dell'MIT con la Navy Research Laboratory, e nonostante insomma ci siano un tot di speculazioni attorno al fatto che è stato sviluppato in ambito militare dagli sbirri o comunque insomma personaggi non proprio tanto simpatici, allora dentro ci stanno pezzi di codice che permetterebbero che mi risulti non neanche una riga di codice è stata scritta da nessuno del mondo militare, e comunque diciamo la collaborazione è stata principalmente da un punto di vista accademico, perché infatti la comunicazione anonima è un tema molto interessante, e alla fine risulta che se uno strumento di comunicazione anonima viene usato da un certo numero di persone molto diverse, cioè il set di anonimato ha una proprietà che è quella del che si chiama diversity, ossia tante persone diverse, e non solo le persone, cioè non solo i militari lo usano, ma lo usa anche l'attivista, lo usa anche la persona che è vittima di abusi e che quindi è interessata a proteggersi e non rivelare la sua identità, lo usa insomma il giornalista che vuole comunicare con la sua fonte in modo sicuro, lo usano tutti questi attori differenti. Non è il fatto che io sto utilizzando quello strumento non mi automaticamente collega ad una particolare categoria di persone, ed è anche per questo che è stato deciso di fare questo tipo di collaborazione, perché è chiaro, in ambito militare ha un'applicazione, una persona che si trova sul campo ha bisogno di comunicare a casa senza che possano sapere con chi sta comunicando.
visto che è nato da un progetto di ricerca in mondo accademico, ha ricevuto anche un sacco di peer review, un sacco di persone hanno provato a attaccare il protocollo Tor, hanno scritto un sacco di paper in cui spiegavano alcune vulnerabilità che ci sono state, e quindi tutta la community insieme è riuscita a insomma, sistemare questi problemi e a rendere questo strumento open source migliore. Tor si basa sul concetto del mix, ossia una rete all'interno delle quale passano tanti dati e poi vengono mescolati tutti insieme e poi rinviati fuori. Tor in particolare è una rete mix a bassa latenza, ossia mi permette di avere una comunicazione in tempo reale. Questo è per distinguerlo dalle reti Mix Minion, Mix Master, che invece sono ad alta latenza e vengono utilizzate per lo scambio di email. Per cui, per cui se io voglio inviare una mail non è necessario che la persona la riceva in tempo reale, mentre invece se voglio visitare un sito non voglio aspettare un'ora prima di vedere la pagina. Faccio una parentesi su quello che sta dicendo. Questo talk è anche organizzato in questa maniera, cioè c'è una parte teorica, perché è giusto spiegarvi il perché, il per come, ed è anche importante che qualcuno, anche magari non tecnico, non informatico, ma appassionato, non so, di crittografia piuttosto che di reti o matematica, anche banalmente, conosca la teoria, ma poi vedremo anche la maniera che alcuni ricercatori, in particolar modo quelli del progetto di Tails, stanno cercando di condividere e fare in modo che tutti questi strumenti, che ripeto, io, lui e quelli come noi probabilmente possiamo usare abbastanza facilmente, siano invece alla portata anche magari di persone più utilizzate al lato elettrodomestico del computer che al lato di chip, microchip e cose di questo genere. Per cui se non capite tutti i concetti che esprime, non preoccupatevi, che adesso poi li rivediamo anche da un lato più pratico. O se ci sono domande mentre sto dicendo qualche cosa che non capite, insomma, fatemelo notare, lo spiegherò in modo, insomma, più semplice. E quindi, vabbè, vediamo un po' esattamente com'è che funziona questa rete Tor e perché, com'è che fa ad avere questo tipo di proprietà. Tor, come ha fatto notare Corrado prima, sta per The Onion Router, ossia il router a cipolla. E si chiama cipolla perché i pacchetti vengono proprio avvolti in vari strati come se fosse una cipolla, e viene passata questa cipolla di nodo in nodo, ogni nodo riesce a rimuovere solamente uno strato della cipolla e via via che passa attraverso i vari nodi si dimenticano l'origine, e quindi alla fine arriva all'ultimo nodo che non sa più chi sono, riesce a vedere i dati e li invia a destinazione. Quindi Tor inizia con questa connessione che Alice è quindi Alice è interessata a raggiungere una certa destinazione. E allora che cosa fa? Si collega al Directory Authority di Tor, che contiene una lista di tutti i nodi nella rete, e dice: vediamo un po' com'è fatta la rete Tor, dimmi a chi è che devo inviare i miei dati. E quindi si collega al Directory Authority, Dave, che gli invia i dati del nodo. Vedete qua abbiamo, insomma, verde vuol dire che la connessione è cifrata, cioè da Alice a Dave, se in mezzo ci si mette Malice, che è insomma il nome che si usa in crittografia per la persona malvagia che sta cercando di leggere i dati, non riesce a leggere niente perché la connessione è cifrata. Per cui si collega a Dave in modo cifrato, prende la lista di tutti i nodi Tor, questi computerini che vedete al centro, e quelli che hanno la stellina verde sono nodi Tor, quindi nodi che mi permettono di comunicare parlando il protocollo Tor. Sì. Devo inviare un file, un qualcosa, una slide di un esame ad un amico che non ha la rete Tor, come faccio? Allora facciamo, adesso ci arrivo, appena finisco questo, se non ti ho risposto ancora alla domanda, la prossima. Per cui a questo punto Alice conosce questi nodi Tor e dice: fantastico, adesso ho creato quello che si chiama un circuito all'interno di questa rete Tor, e posso comunicare
in modo anonimo con Bob. Allora, che cosa fa? Prende il pacchetto che deve inviare a Bob, lo cifra con tutte le chiavi di questi tre nodi, per cui viene lo strato più interno è la chiave dell'ultimo nodo, lo strato quello penultimo è la chiave del secondo nodo e lo strato quello più esterno è la chiave del primo nodo, per cui passa il pacchetto al primo nodo. Il primo nodo toglie uno strato dalla cipolla, sa chi sono, ma non sconosce i dati, e lo passa al nodo successivo. Il nodo successivo non sa chi sono e non conosce neanche i miei dati, rimuove un altro strato della cipolla e lo passa all'ultimo nodo, il quale rimuove l'ultimo strato e a questo punto passa in modo, qua dice non cifrato, anche se in realtà dipende dal protocollo che stai utilizzando. E da notare che questa connessione qua è fuori dalla rete Tor, per cui Bob non sta usando Tor. Bob è un computer normale nella rete internet normale. Ovviamente Tor non è che magicamente ti rende sicura la rete. Quell'ultimo link lì deve essere comunque cifrato, cioè devi usare HTTPS o tutti i protocolli, insomma, del caso per garantire che l'informazione, che se qua in mezzo ci si mette malice non possa leggere quello che sto dicendo. Tor mi dà però la possibilità di essere anonimo, cioè con questa cosa Bob riesce a ricevere i miei dati ma non sa chi sono, e insomma questo è lo scopo di Tor. L'ultima, e a questo punto se Alice decide in un tempo successivo di comunicare ad esempio con Jane, quello che viene fatto è che viene costruito un altro circuit, scegliendo altri tre nodi casuali della rete, e a quel punto viene fatto sempre lo stesso discorso, e Jane vede che Alice sta venendo da un computer differente e ha scelto un percorso anche differente, per cui un osservatore ha, insomma, ha molta difficoltà a riuscire a capire la mia connessione attraverso quali posti stia passando e riuscire a correlare il fatto che Alice ha effettivamente comunicato in questo momento con Jane. Quindi questo è per quel che riguarda l'anonimato. Poi un altro aspetto con cui abbiamo dovuto scontrare a partire dal 2005-2006 è stato che a un certo punto le persone si sono accorte che Tor rappresentava una minaccia, dava la possibilità alle persone di parlare liberamente e di esprimersi in modo libero, senza controllo, e questa cosa, insomma, non va molto bene con certe forme di governo. E quindi hanno iniziato a fare azioni repressive di censura della rete Tor. Per cui ci siamo dovuti attivare, ed è diventata una specie di corsa alle armi, che ancora si sta combattendo, insomma, in Cina, poi non so se ci arriveremo, però insomma è un po' una lotta tra quelli che cercano di censurare Tor e noi che cerchiamo di fare il nostro meglio per aggirare i sistemi di censura. Per cui in sintesi quello che Tor fa è aiuta le persone ad aggirare i sistemi di censura, dà la possibilità alle persone di parlare in modo libero e anonimo, e in questo caso anche sicuro, perché gli Hidden Service Tor danno la possibilità di avere una connessione cifrata da punto a punto, e con il progetto ONI misurare anche il livello di intercettazione e sorveglianza e di censura nel mondo. Per cui, che cos'è la censura e i filtri sulla rete? È una forma di oppressione non democratica e dà la possibilità alle persone che hanno il potere di distorcere quello che è la realtà. Quello che loro fanno è quello di creare una rete alternativa, una loro visione della realtà, filternet la chiamiamo, e questa rete, questa visione del mondo segue la visione soggettiva di questa realtà delle persone che hanno il potere. Questa cosa di certo non aiuta l'uomo, e quindi insomma è legittimo secondo me che facciamo del nostro meglio per prevenirlo. Tor che cosa ha fatto per evitare questo tipo di censura? È stato creato quello che si chiama un bridge, ossia, come abbiamo visto nella prima slide, Alice interroga nel primo collegamento Dave e gli chiede qual è la rete Tor. A quel punto Dave risponde dicendo: questa è la rete Tor, questi sono tutti gli indirizzi che fanno parte della rete Tor.
Ovviamente, se invece di Alice ci sta una persona del governo cinese che chiede al Directory Authority dimmi tutti i nodi Tor, è molto semplice per loro bloccare l'accesso a tutti questi nodi. Quindi che cosa è stato creato? È stato creato quello che è un Tor Bridge, ossia un relay della rete Tor che fa la stessa cosa che facevano quei nodi verdi lì, però non è pubblicato, non viene reso pubblico, ma viene comunicato o a voce, nel senso che uno che ha un amico in Occidente oppure ha dei contatti si fa dare questo indirizzo e a quel punto lo inserisce dentro al suo client Tor e ha la possibilità di raggiungere la rete Tor. Oltre a questo sistema che richiede diciamo un collegamento umano, esiste anche la possibilità di scrivere una mail a gettor@torproject.org e ricevere tre indirizzi bridge che permettono di collegarsi alla rete Tor. Inoltre è anche possibile andare su https://bridges.torproject.org per ottenere anche lì una lista di bridge. Ci sono tutte delle precauzioni per evitare che il governo cinese vada lì e continui a chiedere dammi un nuovo bridge, che insomma non sto a dettagliare, però diciamo che ancora stiamo cercando una soluzione veramente buona a questo problema, perché è difficile fare in modo tale che i buoni ricevano gli indirizzi ma i cattivi no. E la cosa migliore, sì. Domanda di precisazione, i nodi cambiano continuamente o sono più o meno sempre quelli? Cioè c'è una rete di 100 nodi che sono più o meno sempre quelli, per cui una volta che il governo dei, non facciamo nomi, di chi vuole bloccare questa rete si è procurato quei 100 indirizzi di nodi, li blocca e fine, e qui bisogna implementarne altri, oppure è una cosa più liquida, più fluida? Ma sono nell'ordine delle migliaia comunque i nodi Tor, però attualmente sono 4.500 mi pare i relay. Diciamo sì, anche se comunque implementare un sistema automatico che si prende la lista dei nodi pubblici è molto semplice ed è quello che fa il governo cinese ad esempio, per cui il fatto di aumentare nuovi nodi alla lista pubblica non aiuta molto alla censura. Quello che aiuta invece è avere tanti bridge nuovi, cioè questi indirizzi che non vengono pubblicati, che noi possiamo poi distribuire alle persone o tramite canali di posta o via HTTPS o perché conosciamo persone in questi vari paesi a cui possiamo dare queste liste, e quello è sicuramente una cosa, perché purtroppo anche quelli che non sono pubblicati stanno trovando adesso delle tecniche molto avanzate per riuscire a capire quali sono gli indirizzi che devono bloccare. Per cui sì, se hai un computer che vuoi dare alla rete Tor, la cosa migliore che puoi fare probabilmente è far girare un bridge. E quindi la prossima... E vabbè, questo è diciamo una piccola cosa sugli hidden service, che sono una cosa che viene poco utilizzata perché ancora non è proprio ancora uno strumento che è abbastanza orientato ai tecnici e non al pubblico di persone non tecnicamente esperte. Però un hidden service è un nodo all'interno della rete Tor che offre un servizio, per cui garantisce l'anonimato della persona che offre un contenuto. Per cui io posso ad esempio far partire un blog come un hidden service e la posizione geografica del computer che tiene in piedi quel blog non è conosciuta. E i vantaggi che ha un hidden service è il fatto che la connessione verso l'hidden service è cifrata end-to-end, perché non lascio mai la rete Tor. Ha l'effetto collaterale è che però devi avere un client Tor per poterci accedere in modo sicuro. Puoi utilizzare servizi come Tor to Web che creano un ponte tra la rete normale e la rete degli hidden service, però non hai tutte le proprietà di anonimato e sicurezza che ti garantisce un hidden service Tor normale. E, vabbè, in realtà questo... Vai avanti, non mi ricordo qua. Vabbè, questo è come è fatto un hidden service, abbiamo detto questa cosa qua.
Secondo me non è particolarmente utile dettagliare come funzionano e mi pare, fammi vedere se c'era qualcos'altro, sono finite, ok, vabbè, e niente, questo diciamo è un po' un panorama su Tor. Adesso Igor vi parlerà meglio di come effettivamente fare queste cose praticamente, cioè come che devo fare per riuscire a proteggermi. È bello, sì, però come è difficile, sarà sicuramente complicatissimo, invece no, vero? Allora, riprendo velocissimamente in mano le slide, anzi ti lascio il microfono se poi vuoi intervenire per fare precisazioni, eccetera. Dicevo, riprendo velocissimamente in mano le slide di Marco, e già qui la differenza tra me e Marco è forse evidente. Io non mi permetterei mai di dire a un giornalista barra dissidente barra chiunque: guarda che se usi questo sei a posto, per cui... Questa è una cosa che ovviamente lo strato tecnologico è una cosa, poi le possibilità diciamo di attacco anche a questo tipo di strumenti ci sono sempre. Nella crittografia si usa un esempio molto banale, ci sono tanto di vignette che poi magari vi farò anche vedere velocemente. Voglio dire, se io voglio scoprire la password di cifratura del suo portatile, posso prendere il supercomputer della NASA, della NSA, della Cina e quello che è, oppure posso andare con una spranga di ferro e dirgli: dammi la chiave cifrata del tuo portatile. Secondo voi quale funziona meglio? O peggio ancora, posso dire a sua sorella, che magari ha 8 anni ma usa il suo computer: guarda, ti regalo una caramella, fai girare questo programmino sul suo computer, ok? Magari non proprio così, ma... Per cui insomma, i modelli di minaccia, come poi dirà la slide successiva, sono vari. Allora, qualcuno prima ha chiesto: c'è un sito semplice che raccoglie questo tipo di informazioni? Probabilmente uno dei siti che in Italia raccoglie più informazioni su quello che è la privacy, le conferenze sulla privacy, la documentazione sulla privacy, è proprio questo sito qua, che si chiama pvswinstonsmith.org, è il progetto Winston Smith. Io non vi dirò se faccio o no parte del progetto Winston Smith, perché il progetto Winston Smith è un nome collettivo e non si sa quali sono le identità dietro, per cui potrei dirvelo ma poi dovrei uccidervi, ma l'ha già fatto Corrado, quindi non c'è più nessuno da uccidere, ok? Però sul sito pvswinstonsmith.org, per esempio, trovate sia le slide di questa, sia queste slide qua, sia una registrazione di un workshop, che è poi questo di Agora Digitale, che ha tenuto Marco molto più lungo di come lo faremo noi, sia le informazioni su quelle che sono tutte le conferenze sulla privacy e tutte queste cose qua, ok? Cosa andremo a vedere velocemente come, diciamo, utonti, perdonate il termine, ma noi, sapete, noi informatici spesso lo usiamo, quindi perdonate il termine, ok? Cioè, partiamo dal presupposto che io sia non un giornalista in una zona di guerra, che, ripeto, non è una situazione che voglio simulare, anche perché c'è sempre un problema di base di fondo. Sei un giornalista in una zona di guerra o, peggio, un dissidente, e ti trovano con un CD di Tiles in tasca, spiegagli perché avevi un CD di Tiles in tasca. Quindi ci sono una serie di situazioni che forse lascio a qualcuno più competente, più qualificato di me, spiegare. Però vi dirò invece cos'è Tiles. Tiles è un live CD, cioè è un CD e in realtà anche una chiavetta, che si può far partire semplicemente, forse qualcuno di voi l'aveva intravisto prima nella mia virtual machine, si può far partire facilmente mettendo dentro il CD, e il problema più grosso di solito è fare in modo che proprio il proprio computer parta da CD, ok? Quindi, a parte questo, però... Allora, questo è un simulatore di computer, un ambiente di virtualizzazione, è una di quelle cose su cui in più in grande sono basati anche molti dei servizi in cloud, eccetera, ma questo non ci interessa. Fate conto che questo che vedete in piccolo sia... Fate in conto che questo che vedete sia lo schermo di un computer fisico vero e proprio, ok? Avete messo dentro il CD, accendete, sapete come fare in modo di far partire il CD da chiavetta il computer da chiavetta o da CD, questa è la difficoltà più grossa di utilizzo di Tiles, ok? Parte, non vi dice neanche quelli che potrebbe dirvi... Non vi dice neanche tutte queste cose qua che magari vi spaventano, adesso l'ho fatto venire apposta io, ma in realtà non ve le dice, lui vi dice solamente questo, ok? Qualcuno di voi un po' più informatico avrà visto che c'è scritto Debian 604 lì in basso a destra, perché è un live CD basato su una distribuzione Debian customizzata per fare cosa? Okay.
per fare in modo che anche un utente meno smaliziato riesca a utilizzare tutti questi strumenti, che poi non sono tantissimi, ma principalmente Tor e un altro paio di strumentini, nella maniera più corretta per evitare di lasciare tracce, troppe tracce in giro per il mondo. Okay? Quindi questo cosiddetto infosmog. Allora, una cosa importante che dovete fare se mai vorrete usare questa distribuzione anche solo per collegarvi al vostro blog o se anche in una zona di guerra, soprattutto la seconda, o comunque in una zona dove siete diciamo nelle mani di un governo diversamente democratico, come dicevamo l'anno scorso. Ok, allora ve lo faccio vedere prima da un browser qua, un attimo solo. Io poi sono particolarmente vecchia scuola, però questo è come normalmente uno come me o come lui usa un computer. Questo è quello che voi probabilmente non volete fare con il vostro elettrodomestico, pur collegandovi correttamente alla rete internet. Prego. Chiedevo giusto una curiosità, perché Slackware e non Backtrick basata su grafica Ubuntu? Ma del retto Faragat, perché tu lo vedi questo Windows Manager? Sì, sì, lo conosco. Si chiama SVM, io l'ho configurato 10 anni fa. Perché dovrei riconfigurare il Windows Manager di Ubuntu che è uscito l'anno scorso e rimparare tutti i tasti? Le distribuzioni sono come le mutande, ognuno usa quelle della misura giusta che gli piacciono di più, no? No, ma ognuno deve usare lo strumento come meglio si trova, insomma io personalmente non mi trovo bene con queste distribuzioni che vogliono essere loro a dirmi cosa devo fare e preferisco essere io a dire cosa devono fare loro. Okay. Comunque adesso questo è poco rilevante, nel senso che questo tipo di strumenti, cioè Tor, tutti gli software che utilizziamo, uno può utilizzarseli dentro Windows, dentro Linux, dentro Mac OS X, dentro Android, cioè il client Android, non ho ancora avuto occasione di provarlo. So che c'è, ma non ho ancora avuto occasione di provarlo, ma il concetto base è che normalmente questo tipo di strumenti, se voi andate a vedere, questo è il sito di questo gruppo che si chiama, che si chiama tiles.boom.org, che è citato nei link, eccetera, che si occupa di mantenere questo progetto Tile. Una cosa molto importante, se voi andate a vedere All About, All Getting Started, eccetera, sono i warning che sono referenziati e citati varie volte all'interno del sito, che io vi raccomando di leggere molto attentamente prima di utilizzare questo tipo di strumenti, soprattutto se non siete degli informatici e soprattutto se lo fate perché c'è un effettivo bisogno di utilizzarli. Okay? Il primo warning importante è che questo non è uno strumento di anonimizzazione, cioè Tiles, Tor, eccetera, sono strumenti di anonimizzazione, ma che il fatto che voi state usando, per come è fatta Tiles, e poi ci sono gli hidden server, ci sono altri meccanismi, però questo non sono ancora così alla portata di tutti, però questo strumento, quindi Tiles, questo Live CD che io metto nel mio CD e mi permette di navigare anonimamente, non è fatto anche per farlo in maniera nascosta. Vi è chiara la differenza tra anonimo e, diciamo, offuscato? Allora, significa che se lui è nella mia stessa rete wireless in questo momento, e dopo vi faccio vedere anche come, e io sono collegato con Tiles o anche con Tor e lui vuole scoprirlo ed è nelle condizioni di farlo, quindi può analizzare il traffico di rete, ci mette un secondo e mezzo a scoprire che io sto utilizzando Tor. Okay? Quindi questa è una cosa importante da sapere. Ci sono un'altra serie di cose importanti da sapere, un'altra cosa l'ha detta giustamente Arturo, ed è che Tor e tutto questo meccanismo qua non cifrano il traffico end-to-end. Cioè se io uso tutto questo meccanismo qua per andare poi su un sito che non usa per esempio HTTPS o anche do adito ad attacchi un pelo più complessi, che vedremo anche quelli, potrei perdere tutto lo strato di cipolle che ci ho messo intorno e essere comunque tracciabile, riconoscibile, eccetera eccetera. Ok, quindi questa pagina dei warning deve essere la prima cosa che andate a vedere anche solo prima di scaricare. Però, aspetta, il CD tracciabile e riconoscibile fino a un certo punto, nel senso, ovviamente Tor, se io scrivo il mio nome e cognome online, Tor non mi protegge, cioè vanno usati ovviamente sapendo che il contenuto della comunicazione, se non è cifrata, può essere letto.
In che senso? In caso di attacchi hacking a brute force. In che senso? Sulla crittografia di Tor, dici, beh, allo stato attuale delle conoscenze si presuppone che non sia possibile farli. Mentre in più in generale, non, la Tor non ci protegge. Se uno analizza il mio traffico dati, supponiamo che un tipo fa card sharing e utilizza Tor. Non dovrebbe essere possibile scoprirlo se non analizzando il traffico, per esempio, dall'exit node Tor alla macchina con cui fai card sharing, sempre che non sia cifrato a sua volta quello. Okay. Allora, un'altra cosa importante da considerare in questa distribuzione è, cioè, che differenza c'è tra usare Tiles e usare Ubuntu, Kubu, cioè una distribuzione live normale o anche Backtrack o usare una di queste distribuzioni. Cioè, perché dovrei usare Tiles invece che un qualsiasi live CD Linux o addirittura installare Windows con Tor sulla mia stazione se voglio usare Tor? Perché se voi guardate il motto di Tiles, Amnesiac Incognito, è stata pacchettizzata, pensata, studiata, infatti i software che ci sono su non sono poi moltissimi, per fare in modo che non solo vi sia facile usare Tor, vi sia facile entrare e uscire dalla rete Tor facilmente, ma anche per fare in modo che tutte le applicazioni che voi usate, quindi per prima cosa il vostro browser, il vostro client, non so, di instant messaging, eccetera, non lasciano a loro volta delle tracce. Non so se ci avete mai fatto caso, ma se voi andate a navigare su un sito qualsiasi con il vostro browser, di questi siti qua ce n'è 8.000. Allora, di questi siti qua ce n'è 8.000 e questo sito qua semplicemente è un sito che, usando solo le informazioni che voi gli date, quindi il vostro browser, la vostra navigazione, vi dice una serie di informazioni su di voi. Per esempio, la prima cosa più facile che vi dice è che browser state usando, eccetera, eccetera. Cioè, questo per esempio è una stringa che io metto in ogni richiesta web che esce dalla mia macchina, okay? Quindi dice già una serie di cose. Addirittura hanno fatto un'analisi statistica l'anno scorso, 2 anni fa, solamente sulla differenza di questo che si chiama lo user agent. Ci sono così tante differenze, personalizzazioni di user agent, perché ogni volta che installate un modulino, una versione, eccetera, cambia un po' quella scritta lì, per cui molto spesso in realtà è facile tracciare una persona anche solo guardando l'informazione che il suo browser manda, ok? Quindi se poi andremo a vedere questa stessa pagina con Tiles, vedremo che è leggermente diversa. Okay? Poi vabbè, la cosa più classica per tracciare le utenze, eccetera, sono i cookies, anche questo lo vedremo. L'altra cosa importante che dobbiamo sapere quando andiamo a fare una connessione è che per quello che è il protocollo di... Facciamo che usciamo da una roba un po' più localizzabile. Scusate un secondo, arrivo. Ok, allora, okay. Adesso voi vedete questa informazione che vi sta dicendo la Zero Location Information, è un'informazione che prende l'indirizzo IP da cui io mi sto connettendo a questo sito e in base a una serie di informazioni che sono di solito ottenute in un database di gestione di tutto l'indirizzamento IP da RIPE o compagnia cantante,
va a dire dove sta questa cosa qua. Allora io adesso risulto che sono a Gunzenhausen perché sto uscendo dalla mia VPN aziendale, che è una macchina attestata in un data center a Gunzenhausen. Non ve l'ho fatto vedere da qua perché per qualche motivo, ma è semplicemente una questione di l'engine di geolocalizzazione dietro, piuttosto che 3 non ha ancora aggiornato il suo database ARRIP. Al momento dalla chiavetta per qualche motivo non riusciva a riconoscere il particolare IP, però se provate da una qualsiasi ADSL di casa vostra o così via, vi dice perlomeno la nazione, molto spesso la città, a volte, soprattutto se siete in un'azienda, anche dove sta fisicamente il posto da cui vi state connettendo. Cos'è questo? Questo è l'indirizzo IP di, diciamo, mittente dei pacchetti che riceve questo server. In TCP/IP, quindi nella base delle comunicazioni su internet, ci sono due indirizzi che devono essere sempre specificati nel pacchetto, che sono l'indirizzo mittente e l'indirizzo destinazione. Falsificare l'indirizzo mittente è tecnicamente possibile per un certo tipo di pacchetti, non quello per fare la navigazione web, e comunque in generale è poco produttivo per tutta una serie di motivi, di solito che non vedo il traffico di ritorno, quindi non posso fare una navigazione dicendo di essere lui, perché anche se riuscissi a fare la falsificazione di numeri di sequenza del TCP e bla bla bla, cosa succede? Vado lì, chiedo la pagina arriva a lui, ok? Questo giusto, basi di TCP/IP già c'è. Tutta una serie di altre informazioni che il mio browser può dare, adesso questo ve lo andate a vedere, vi metterò anche questo link qui. Allora, un'altra cosa importante da sapere, oltre a proprio le informazioni del browser e già tiles, una serie di informazioni di questo genere, prova a eliminarle, sono tutte quelle cose in più tipo Adobe Flash. Adobe Flash è un prodotto un pochettino bastardo dal punto di vista della privacy, perché ha una sua gestione dei cookie, una sua modalità di accesso a internet che non sempre è quella del browser. Quindi se voi avete per esempio impostato Tor, che funziona con un meccanismo di proxy, cioè voi tirate su un proxy sulla vostra macchina e dite al browser di collegarsi a Tor, il client di Adobe Flash in particolari situazioni non passa dall'impostazione del proxy, quindi va direttamente, quindi tutta la vostra gestione della privacy eccetera l'avete persa, ok? Quindi dentro Tiles ci sono tutta una serie di accorgimenti fatti dagli informatici, ma per non informatici, per evitare che tutta questa serie di informazioni che io potrei anche involontariamente lasciare in giro non ci siano. Okay? L'altra cosa importante da sapere di... Allora io adesso gli dico di sì, semplicemente perché può essere che mi serva di far vedere una cosa a mano, però l'avete visto, la partenza di Tiles è questa, cioè parte, vi fa vedere questa schermata, vi chiede la lingua, e poi se volete o no more options. La differenza tra o no more options è che se gli dite di sì, vi chiede anche, per chi conosce un minimo di Unix o anche un Macintosh, la password di superutente che potreste voler utilizzare per installare dei programmi. Se gli dite di no, non vi mette la password di superutente e non c'è il concetto di superutente attivo. Quindi non si possono fare delle modifiche al sistema così come gira. Allora... Quindi, allora, sostanzialmente, che cosa mi permette, che guadagno ho io a usare in generale Tiles e Tiles rispetto a una distribuzione live normale? Allora, primo, che tutto il traffico di rete che fa Tiles è tramite Tor, quello che non va tramite Tor non esce, cioè proprio un'autoconfigurazione del firewall sulla stazione locale che non fa uscire i pacchetti se non sono dei due servizi autorizzati, che sono appunto Tor e l'altro. Okay. L'altra cosa di differente rispetto a una distribuzione live normale è che di default non tira su assolutamente niente, non tocca il file system del sistema operativo presente sulla stazione, a meno che non glielo diciate espressamente voi. Molte distribuzioni, addirittura c'era stato poi uno scandalo perché anche alcune distribuzioni che si usano per fare forensics sui dischi, quindi che non dovrebbero toccare il disco con cui vado ad analizzare, lo facevano, cioè molte distribuzioni di Linux. Se per caso sulla stazione c'è già un sistema operativo Linux installato con uno swap space, che è un particolare spazio per l'area virtuale configurato, lo usano. Quindi scrivono sul disco e ci scrivono pezzi della vostra memoria. Quindi poi se io spengo il computer e vado via, magari ho usato tanti programmi insieme, dei pezzi della mia memoria sono rimasti lì proprio sul disco del computer che ho utilizzato. Okay?
Non solo, ha già introdotti, cioè ha già configurati, preconfigurati quelli che sono alcuni tool molto utilizzati per operazioni crittografiche. In particolar modo ha la possibilità di creare facilmente delle partizioni, delle chiavette USB crittografate, ok? Perché è chiaro che se io uso Tiles, quando spengo Tiles, tutto quello che ho fatto in Tiles lo perdo. È una live CD, non salva niente sull'hard disk, non glielo dico io. Faccio un documento, scrivo una cosa, nel momento in cui o non lo mando in rete da qualche parte o non me lo salvo, l'ho perso. Questo è un'altra cosa importante da sapere, che cose spicciole. Cosa succede però se salvo il mio documento su una chiavetta USB normale? Se io a Tiles dico apri la mia chiavetta USB e scrivici il documento segreto con i nomi dei miei colleghi della cellula di dissidenza e poi vado in giro con la chiavetta USB con questo documento qua, mi fermano, vedono la chiavetta USB, il documento è in chiaro e fine il problema. Quindi quello che può fare è facilmente, anche in questo caso lo vedremo, permettermi di fare, posto che butterò il contenuto che già c'è sulla chiavetta, evidentemente, una partizione cifrata su questa chiavetta. Altra nota importante, se voi andate in giro con una partizione cifrata sulla chiavetta e vi trovano la chiavetta, vi dicono questa è una partizione cifrata, dammi la password o ti riempio di sprangate. Quindi questa è un'altra cosa importante da sapere. Quindi la famosa plausible deniability che diceva prima Corrado, purtroppo al momento in Tile non è ancora implementata, cioè non è né facile negare di avere un CD di Tile o una chiavetta con su Tile, né facile negare di avere un disco cifrato in formato Lux, che è il formato di crittografia, diciamo, di uno di quelli utilizzati da Linux per la full disk encryption o comunque per la disk encryption. Un'altra cosa importante che ha Tile è questo plugin che potete installarvi anche su Windows normale, eccetera, che si chiama HTTPS Everywhere. Molti siti, soprattutto quelli più grandi, non per una questione anche di pigrizia, di performance, una serie di motivi, non usano l'HTTPS, cioè il protocollo di connessione HTTP cifrato, quindi con verifica dei certificati e bla bla bla. O addirittura magari lo fanno sul login, ma poi fanno un revert al protocollo non cifrato dopo che ho fatto il login. HTTPS Everywhere è un plugin gestito dall'Electronic Frontier Foundation, che è una delle organizzazioni più importanti al mondo che si occupa di privacy, forse la più importante per quel che riguarda diritti digitali, eccetera, che serve proprio a fare in modo che tutte le connessioni che il mio browser fa, okay, siano sempre comunque enforced, cioè siano sempre comunque obbligate a uscire in HTTPS e non in HTTP. Lo fa proprio riscrivendo i link che andate a fare. Cioè voi fate il login, non so, su eBay, il login in HTTPS, ma poi eBay vorrebbe rimandarvi in HTTP, quindi vi crea i link che vanno in HTTP, ok? Quando voi ci cliccate, il vostro browser, invece che mandare la richiesta in chiaro, la manda in HTTPS. Ovviamente per fare questo serve che ci sia un supporto lato server, cioè che quel server lì sia navigabile tutto in HTTPS. Quindi HTTPS Everywhere non è che lo fa con tutti i siti. C'è una lista di siti per cui è noto che si può fare questo giochino qua, e su quelli è fatto, anche lì cliccate sul link e andate a vedervi quello che andate a fare. C'è dentro un client OpenPGP, quindi posso cifrare con quello che è lo standard di fatto della crittografia di file, di email, eccetera, per diciamo l'invio offline, perché l'HTTPS è crittografia, quella che diceva prima Corrado, online, cioè io mi collego e io e te dobbiamo parlare in tempo reale, o forse lo dicevi tu, scusami, mentre se io voglio semplicemente inviare una mail cifrata a lui, non dobbiamo parlarci di persona, posso inviargliela sulla casella, ma voglio che la mail sia cifrata, e questo si fa con OpenPGP. Per di più c'ha anche il client Pigeon, che è un client in instant messenger che supporta vari protocolli, con già integrato il plugin che si chiama OTR, Off the Record, che è un plugin di crittografia che permette di avere anche lì su un canale non sicuro, quindi una chat MSN o quello che è, una comunicazione cifrata one to one, perché anche se io cifro la comunicazione da me al server MSN, mettiamo anche che la connessione sia in HTTPS, poi sul server di MSN è chiaro, quindi se qualcuno della Microsoft per motivi legittimi, quindi pensa che io sia un terrorista piuttosto che, o per motivi meno legittimi, pensa che io sia un attivista e sta collaborando con qualche stato meno, diciamo, diversamente democratico, o anche per motivi illegittimi, non so, un tizio che lavora alla Microsoft che ce l'ha con me perché pensa che mi faccia la sua ragazza o viceversa, okay? Se qualcuno volesse fare, e vi l'ha già spiegati tutti prima i Corrado i motivi, non ve li sto a ridire, questo tipo di attacco, con questo meccanismo qua non lo può fare. Per di più c'è anche un meccanismo per fare quella che diceva prima Corrado, ovvero il secure deletion dei file e anche
la possibilità di svuotare lo swap space, di lo slack space, cioè lo spazio vuoto o supponibilmente vuoto, ma in realtà non vuoto, sulle chiavette. Volevo fare una piccola precisazione su OTR e PGP. Questi due protocolli garantiscono la cifratura del contenuto dei messaggi, ossia quello che io dico non può essere conosciuto, però il fatto che io ho comunicato con quella persona è noto, cioè PGP e OTR non cifrano non mi proteggono dal fatto che io ho comunicato con quella persona a quell'ora, ed è per quello che è necessario utilizzarli con sopra strumenti quali Tor, che invece mi quello che dicevi te sul fatto del decryptare i messaggi, è possibile farlo solo con Pigeon oppure funziona anche con Copete, Emfati, MSN, KMS, eccetera? Puoi usare su SX Adium, che viene già con OTR dentro. Il problema è che in Adium supporta solamente la versione 2 del protocollo, che non ha una serie di cose, tra cui lo key agreement tramite un protocollo che si chiama Socialist Millionaire, che ti chiede una domanda e la risposta a quella domanda mi permette di verificare che ci siamo già conosciuti e che sei veramente la persona con cui sto parlando. Però sì, diciamo, le due cose da utilizzare per quel che riguarda OTR sono Pigeon su Linux e Windows e Adium su SX. Tutto il resto non lo utilizzerei al momento, perché comunque non ha ricevuto sufficiente attenzioni da parte del mondo open source. Cioè OTR su Pigeon, ad esempio, la libreria è sviluppata direttamente da Ian Goldberg, che è il creatore del protocollo. Sembra che Pigeon ultimamente si sia molto rallentato come sviluppo di client messaggistico. No, lo sviluppo di Pigeon è molto attivo, nel senso, purtroppo il team di sviluppatori non ha, ci vuole un po' di pressione per riuscire a stimolare l'interesse a implementare soluzioni che garantiscono l'anonimato. Leggendo i forum, molti di chi usa i messaggi su Linux ci lamentiamo magari che Pitch non abbia una grafica o delle funzioni in realtà simili. Purtroppo nella sicurezza informatica, in particolar modo nella crittografia dell'anonimato, se vuoi farlo in una certa maniera, probabilmente devi adattarti a farlo in una maniera un po' più brutta, un po' più scomoda. In generale, nella sicurezza informatica, di solito c'è proprio l'esempio che si fa nei corsi, è una bilancia: più è comodo, bello, facile da usare con le lucine, di solito meno è sicuro e viceversa. Okay? Quindi la purtroppo... il discorso è lunghissimo, però sì. Non ti preoccupare, è solo che non abbiamo tantissimo tempo e vorrei far vedere qualcosa. La precisazione che ha fatto è importantissima, cioè Tor permette di essere anonimi, entrare da un punto conosciuto, se lui sta qua e usa Tor, io lo so, però devo essere qua e devo vedere che lui sta facendo traffico Tor, e non posso ragionevolmente o quasi sicuramente in informatica, la sicurezza informatica è un'altra di quelle cose che non si dice mai, ma ragionevolmente, che quindi vuol dire molto molto sicuro, o quasi sicuramente, che vuol dire sicurissimo, non posso sapere qual è il suo endpoint su Tor. Okay? Potrei fare per esempio un'analisi statistica, cioè potrei vedere che lui sta facendo esattamente, non so, 100k di banda qua, e se io riesco a analizzare tutti gli exit node Tor, o almeno quello da dove sta uscendo lui, 100k di banda verso un certo sito, poi lui smette di fare la banda, o magari io gli faccio un attacco specifico per bloccargli immediatamente la connessione e vedere se di là succede. Ci sono dei meccanismi, adesso non entriamo nel dettaglio, ci sono dei meccanismi per ridurre il rischio di questo attacco, ma è un rischio che comunque c'è. Sì, diciamo... Sì. Purtroppo così, più di così non si può fare. Comunque allora, il concetto è questo. Io sono il client, entro sulla rete Tor, tramite i 3, 4, 5, di solito di default 3, nodi Tor e lo strato di crittografia cipolla, arrivo fino al nodo Tor di uscita. Dal nodo Tor di uscita il traffico arriva fino al server dove io volevo connettermi. Quello che faccio dal nodo di uscita al server dove volevo connettermi è un problema mio, non è più un problema di Tor. E quindi dove non arriva Tor mi ci devo entrare io con HTTPS e HTTPS Everywhere, con la crittografia
a livello di applicazione, a livello di messaggio e non più a livello di trasporto, ok? Questo è molto importante. Un'altra cosa molto importante da sapere, giusto a livello teorico, è che potrebbero esserci dei nodi Tor rogue, ovvero un nodo Tor che è lui a essere malicious, che è lui che mi fa l'analisi nel traffico. È capitato per ragioni legittime, quindi un ricercatore di sicurezza, mi pare l'anno scorso, forse 2 anni fa massimo, ha messo su un nodo Tor e ha fatto in modo di sniffare tutto il traffico in uscita dal suo nodo Tor e non ha usato i dati, o almeno non si spera che non li abbia usati, diciamo le password, le cose che ha sniffato, ma ha fatto delle statistiche e ha visto che c'era un sacco di gente che pur usando Tor poi si collegava tranquillamente a servizi dove comunque poteva essere riconosciuto perché era il suo account di posta, quello che è, e soprattutto magari con protocolli non sicuri, quindi anche il traffico che mandava e così via, anche quello era fatto. Anche qui, non so, questo magari lo sai tu, se viene fatto regolarmente o no, è una cosa che si può, tra virgolette, provare a scoprire, soprattutto se c'è un attacco attivo più che un attacco passivo. È stato fatto anche questo un paio d'anni fa, ovvero prendere l'elenco di tutti i nodi Tor di uscita, fare in modo, modificando un minimo il software, è abbastanza fattibile con un paio di script, fare in modo di mandare, non so, una richiesta di connessione verso un server noto in HTTPS dove io so qual è il certificato, fare in modo una richiesta diversa per ogni exit nodo Tor di uscita, si può fare. Abbiamo un servizio che gira attualmente che monitora tutta la rete Tor per assicurarsi che gli exit node si stanno comportando bene, e nel caso in cui un exit node serve certificati falsi che non sono stati verificati, viene messo in una lista che è la lista dei bad exit, cioè i nodi Tor che non devono, gli exit node Tor che non vanno utilizzati. E questa cosa viene fatta, mi pare, una volta a settimana. Abbiamo un processo che fa una scansione di tutti gli exit node Tor per assicurarsi che non ci sia insomma manipolazioni del traffico. Questo perché in tutto il meccanismo, non è stato ancora citato oggi, quindi velocemente ve lo dico, in tutto il meccanismo di crittografia basata sui certificati è fondamentale che il certificato che io uso dell'endpoint sia effettivamente quello che corrisponde alla persona o al server con cui voglio parlare. Una delle tecniche più usate per fare questo tipo di attacchi si chiama man in the middle, e cioè è intercettare il traffico in modo che invece che a livello fisico, in modo che invece che l'attaccante, invece che il client lo mandi al server legittimo, lo mandi a me attaccante, fornire una finta chiave pubblica, quindi un finto certificato, ok? Sperare che l'utente sia così gonzo da cliccare e dire sì, eccetera, e dopodiché rifare la connessione legittima verso il nodo di uscita reale. Questo perché nell'SSL, nell'HTTPS soprattutto, di solito l'autenticazione non è bidirezionale, ma è io voglio essere sicuro che il server sia veramente quel server lì, ma al server essere sicuro che io sia effettivamente io, a livello di SSL non gliene può fregare di meno. Lo fa se mi deve identificare con username e password. Per cui è una tecnica che si può fare in 2 minuti, ve lo farei vedere, ma abbiamo pochissimo tempo, l'ho fatto vedere l'anno scorso, mi pare. Cioè io posso giocare sui certificati. Nel caso della rete Tor, per esempio, potrebbe farlo l'exit node o un punto qualsiasi nel routing tra l'exit point e la macchina di destinazione finale. Ok? Sì, volevo chiedere una cosa che non ho capito. Sì. Quindi usare Tor per accedere proprio a Hotmail, ad esempio, non rende sicuri, non rende anonimi, perché comunque ho capito bene o ho capito male? No, allora, se l'account di Hotmail a cui accedi è quello tuo nome, tuo cognome, @hotmail.com, Hotmail sa che sei te che stai accedendo a Hotmail. Ti protegge nel caso, ad esempio, voglio visitare un sito che, nel caso in cui utilizzi delle credenziali di accesso, tipo per autenticarsi con dei siti, almeno che non usi degli pseudonimi, cioè hai registrato un'identità che ti assicuri di utilizzare solamente tramite la rete Tor e non la colleghi mai alla tua identità reale, in quel caso è sicuro, però devi creare un'altra identità. Okay. Non è che... E se ad esempio una persona mi scrive utilizzando mio nome e cognome
tutte le mie informazioni, però questo non No, quello non ti protegge purtroppo, non può modificare la mail che ti ha mandato quella persona con il tuo nome e il tuo cognome. Allora, diciamo che se tu vuoi fare, allora cosa ti può servire Tor, cioè, nell'uso reale? Facciamo un... Allora, il discorso è, tu quando è che puoi usare Tor e usarlo con coscienza? Quando sei completamente anonimo e non dai a nessuno, soprattutto a qualcuno che ti potrebbe scrivere, la possibilità di associare volontariamente o involontariamente il tuo nome alla tua identità virtuale, cioè apri un blog anonimo in cui fai whistleblowing o vuoi parlare male di chiunque, allora quella è, diciamo, quello che devi fare è partire con Tor, crearti il blog su Blogspot o dove cavolo vuoi, anonimo, essere sempre anonimo, cioè nel momento in cui tu vai con Tor su un servizio che è in qualche maniera risalibile a te o che a livello di contenuti è comunque risalibile a te o che hai pagato con la tua carta di credito, quello che è, stai perdendo tutto lo strato di anonimità. Poi ripeto, può essere che uno decida comunque che vuole usare Tor perché comunque non vuole che sia troppo facile per il suo provider o per qualcuno farsi gli affari tuoi, anche se non ha, come si suol dire al solito, niente da nascondere, o invece uno che ha bisogno di essere effettivamente riservato, segreto, e in quel caso lì dovrà avere delle attenzioni. Però, molto molto particolari. Allora dipende tutto da qual è il tuo modello di rischio, cioè la cosa è: chi è l'avversario? Se ti stai cercando di proteggere da il governo degli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti può chiedere a Hotmail i dettagli di, insomma, del tuo account di Hotmail, e Tor non ti protegge in quel caso dall'anonimato. Ma se sei ad esempio in un internet point, che è una rete aperta, e vuoi visitare Hotmail senza che le persone che stanno su quella rete possano sapere che tu ti stai collegando a Hotmail, Tor ti protegge da quella cosa. Per cui la gente che sta lì in quell'internet caffè non può sapere che siti stai visitando e non possono farsi gli affari tuoi, cose che possono fare normalmente. Okay, faccio l'ultima domanda. Ad esempio, se sto facendo, poniamo, un'inchiesta e sto cercando di mettere in comunicazione con delle persone per parlare con loro, ovviamente devo dare le mie credenziali di giornalista o comunque loro sanno con chi sto parlando. Pur non proteggendomi dalla CIA, il mio computer è comunque più sicuro, è comunque più difficile per qualcuno andare ad intercettare quello che io sto scrivendo o no? Sì, è sicuramente più sicuro, nel senso che se tu ti stai proteggendo per esempio da un attore italiano e stai operando con servizi di posta che sono negli Stati Uniti, potrebbe essere leggermente più difficile per un governo italiano riuscire a ottenere quelle informazioni in modo così semplice. Cioè la differenza è tra avviare cioè monitorare semplicemente la tua connessione e avere immediatamente il dato e mandare la richiesta per poi ottenere quel dato a tempi lunghi, mitighi sicuramente la possibilità di attacco, per cui è sicuramente consigliabile. Quello che ti consiglio però di fare è crearti un account email ad hoc, nel senso per comunicare con le tue fonti, con un altro account di email, magari puoi mandargli cifrato a questa persona una referenza dicendo: guarda, sono io che ti sto scrivendo da quest'altro account di posta, così loro possono verificare e comunque a quel punto hai un canale. Poi dipende da cos'è che ti... Mi immagino che comunque nel caso della protezione di una fonte sei più interessato alla sua sicurezza piuttosto che alla tua, perché comunque si presuppone che come giornalista tu abbia qualche tipo di protezione, non lo so da un punto di vista legale esattamente, però mi immagino che comunque il rischio tuo è... Sì, ne ha parlato Pierluigi, l'intervento di stamattina era molto interessante, ci saranno le slide anche di quello sulla riservatezza, segretezza delle fonti, eccetera. Allora, il modello di minaccia esattamente è una delle cose che va tenuto presente, cioè voglio semplicemente essere anonimo perché sono uno che ci tiene al privacy, non vogliono che si facciano gli affari miei, voglio essere anonimo perché ho un serio sospetto che un attaccante con più o meno le mie stesse diciamo possibilità economiche, tecniche, eccetera, quindi voglio essere anonimo perché non voglio che Arturo mi intercetti, o voglio essere anonimo perché non voglio che l'NSA mi intercetti. Cioè tenete sempre presente che se il modello di minaccia è medio-alto, probabilmente ci sono altre strade. Voglio dire, è vero, i mafiosi purtroppo usano Skype, e come lo usano loro, voglio dire, hanno diritto a usarlo loro, hanno diritto a usarli tutti. Ma è già capitato che, ed è un mercato enorme che c'è purtroppo, per fortuna, non lo so, io dico più purtroppo, è già capitato che
non è la cosa che volevo farvi vedere, è già capitato che sia successo che questo tipo di comunicazioni sicure siano state intercettate facendo un attacco alla fonte, cioè io mi sfondo il tuo computer su cui tu fai girare Skype, okay, e ti intercetto sul tuo computer prima che tu entri nella rete Skype. Come lo faccio su Skype, posso farlo su Tor. Ovviamente devo sapere qual è il tuo computer. Tor, per esempio, rende più difficile sapere qual è il tuo computer. Perché in teoria, se uno analizza solo il traffico, diciamo, che lui riceve, non sa qual è il tuo IP di partenza perché è stato anonimizzato da Tor. Mentre se tu vai a vedere un'email qualsiasi, okay, magari non so esattamente il tuo IP, ma so l'IP del tuo provider. O addirittura, se c'hai un IP fisso, come capita per molte DSL, vado a vedere il leader di una mail e so già il tuo IP. Ok, quindi vi facciamo vedere come funziona sta roba. Infatti, dai. Che secondo me allora, un po' si prima, stanno esatto, annoiando. Prima forse. Cosa importante, Tor vi facciamo dice che siete in una virtual machine, perché ovviamente se gira in una virtual machine il livello di sicurezza è un po' più basso, perché se c'è qualcuno nel hypervisor, cioè nella parte sopra della virtual machine, può analizzare la memoria di quello che succede sotto. Ok? Però è meglio usarlo in una virtual machine che non usarlo proprio. E questo va bene. Dopodiché è una normale distribuzione Linux con un po' meno applicazioni. Io nel frattempo è già partita la siccome c'è una simulata, una connessione via cavo, è già preso l'IP in automatico ed si è già collegata. Quando voi dite al vostro pannello di controllo, ripeto, la rete via cavo lo fa in automatico, la wireless dovete farlo voi, di connettersi, lui parte. Vedete là, adesso lo facciamo, risconnetti, ci metterà un po' perché purtroppo sono in UMTS, siamo anche un po' lenti. Ok, allora io mo sono disconnesso, se provo a fare qualsiasi cosa mi dirà che non ho connettività. Allora, adesso io gli dico di connettersi come se attaccassi, diciamo, fisicamente il cavo di rete alla stazione. Quella poi è sempre un'ottima tecnica, eh. Non volete che la vostra stazione faccia del traffico che voi non volete fare, staccate il cavo di rete, quello aiuta sempre. Faglielo vedere chiuso, cioè fai partire cosa? Proprio, chiudi il browser. Okay. Allora, dovrebbe partire automaticamente, sì. Tor. Facciamo tu, ok. Disconnettiamo, connettiamo, ci mette un po', perché allora nel frattempo io vi faccio vedere magari anche cosa succede se uno analizza il vostro traffico di rete. Allora, direi di sì. Non ce l'hai tipo Wireshark? Non so se funziona. Allora, vedete là in alto, apri la virtual machine. Allora, là in alto vedete quella cipolla, quello là questo qua è Vidalia, che è il client Tor, e adesso è di colore giallo perché si sta collegando. Per cui adesso, se noi clicchiamo qua, purtroppo ha ancora un po' di problemi di usabilità Tails, nel senso che non è immediato il fatto che devi cliccare destro per avere questo menu a tendina. Per cui se andiamo qua sul pannello di controllo, vediamo che mi sto connettendo alla rete Tor, connesso alla rete Tor. Adesso clicchiamo su questa cosa qua e vediamo una mappa del mondo, che non è proprio il massimo, però qua queste connessioni che vedete qua, questi sono quelli che dicevamo prima, i circuit, cioè questi circuiti da 3 hop all'interno della rete Tor, e che io adesso sto passando qua dall'Italia attraverso Bridgebuster, che sta negli Stati Uniti, poi rimbalzo attraverso un altro negli Stati Uniti e poi esco finalmente dagli Stati Uniti. Ecco, questo non è proprio una cosa proprio... È possibile specificare dentro al file di config, dire evita che la mia connessione passi attraverso i nodi Tor che stanno nelle stesse reti, per evitare di finire sempre più o meno nella stessa area geografica. Però normalmente, se ne vedi un altro tipo questo, vediamo che passa Germania, scorri giù, Germania, Regno Unito e poi Stati Uniti. E quindi quando io apro il browser, un po' più per lo schermo.
poi vabbè, di default la home page del browser, che è Firefox, rinominato semplicemente Ice Vessel perché la versione open source comunque è Firefox, è un po' vecchio, ma Firefox, di default va su una pagina che si chiama CheckTorProject.org, che controlla se effettivamente state uscendo da uno dei nodi Tor per vedere che sia tutto a posto. Okay? A questo punto, se poi vado di nuovo su quel sito tipo browserspy.dk e andrò a vedere dove sono localizzato, mi dirà che sono probabilmente geolocalizzato su quella cosa là. Se vado a vedere, adesso non lo faccio, voglio far vedere un'altra cosa, se vado a vedere invece il browser che sto utilizzando, vedrete che una delle cose che fa Polipo, che è la componente diciamo di proxy vera e propria, che per fare un minimo di anonimizzazione, non dirà che è una piattaforma Linux, ma dirà la stringa dello user agent è quella di una normalissima stazione Windows, eccetera. Possiamo anche farlo mentre... e notate che qua in alto vedete HTTPS e c'è il colore azzurrino lì della barra che mi dice sì, è ok, la connessione è cifrata con, per cui l'exit node Tor non riesce a leggere il contenuto o modificare il contenuto della pagina che mi viene servita. Questo è il traffico che io sto facendo invece sull'interfaccia di uscita del mio computer, che fa da gateway anche per questa macchina virtuale. È tutto, adesso potrebbe anche essere compresso, ma in questo caso è sostanzialmente tutto cifrato. Se voi addirittura da Tiles provate a dire, non so se c'è netcat, non c'è, ma c'è sicuramente, cioè telnet non c'è, ma c'è sicuramente netcat. Vediamo, sì. Se voi provate a fare una connessione qualsiasi, ok, vedete che comunque devi fare Torify. Esatto. In realtà la connessione è stata rifiutata dal mio. Vediamo se ricordo la password. Per chi di voi capisce un minimo di Linux, in realtà vedrà che queste sono delle regole che impediscono che tutto il traffico che io, anche per sbaglio, anche un programma che installo eccetera, vuole far partire dalla mia stazione, non esce se non viene da LUID, che è quello di 106, comunque quello di Tor, di Polipo e insomma dei programmi autorizzati, proprio per evitare che io magari installo un programma e faccio un errore e così via. Poi di default, ripeto, la Tails arriva con pochissime ecco, cos'è che dicevi di fare Torify invece? La connessione è riuscita, adesso ho fatto la richiesta a mano di una pagina web, ok? Avete visto che non mi ha più dato l'errore, ma la connessione è riuscita e l'ho fatta ruotando dalla rete Tor. Poi il messaggio d'errore che vi dava prima, il messaggio di warning che vi dava prima, se avete bisogno di fare questo tipo di connessione a mano, sapete già cos'è, quindi ve ne preoccupate, al momento non ci interessa troppo. Un'altra cosa che di default, ripeto, fa la diciamo configurazione di Firefox di Tor è provare a andare in, allora questa è una cosa che voi non dovreste mai fare, però uno potrebbe volerlo fare per tutta una serie di motivi, okay. Se voi provate ad andare con una connessione non HTTPS verso un sito che è automaticamente HTTPSabile, perdonatemi l'orrendo neologismo, vedete che in automatico lui ha già fatto il revert su una connessione sicura. Per cui uno potrebbe dire voglio usare Tor anche per fare la mia Tiles, anche per fare la mia normale attività di tutti i giorni. Certo, qual è l'altra cosa che dicevo prima? Cioè se io volessi fare avessi una situazione in cui temo che qualcuno per motivi leciti o illeciti voglia saperne di più di me, una delle cose che non devo sottovalutare è che provi a farmi un attacco, ripeto, client to client sulla mia stazione, quindi via mail, via quello che è un exploit, un attacco per la mia stazione. Con Tiles, posto che io cerchi sempre di stare al passo con gli aggiornamenti, eccetera, questo è molto più difficile. Uno, perché non è persistente, cioè una live distro, nel momento in cui la spengo, tutto quello che era in memoria, eccetera, viene cancellato. Quindi anche se uno fosse riuscito a farmi un attacco con successo della mia versione di Firefox vulnerabile,
e così via, non dovrebbe riuscire a renderlo persistente. Quindi non può mettermi un troiano, un virus, una cosa sulla mia stazione, perché nel momento in cui spengo Tiles si presuppone che l'abbia cancellato dalla memoria. Okay? In generale, comunque, è configurato, se sto dietro con gli aggiornamenti, eccetera, si presuppone che sia molto più difficile attaccarmi che il normale Windows XP, Windows 7, quello che è di tutti i giorni. Adesso, finalmente, anche il mito che i Mac sono sicuri è ormai, temo, drasticamente crollato. Negli ultimi 4 mesi sono usciti più o meno 3 o 4 troiani che... anche addirittura uno senza bisogno della password di super user prendono il controllo del mio computer Mac senza che io me ne renda conto e lo fanno diventare il computer Mac di qualcun altro, quindi anche questo mito è fallito. Non è che Linux di per sé sia più sicuro di Mac, di Windows, eccetera, però se usato correttamente, se configurato correttamente, si presuppone che lo sia, e su Tiles cercano di avere tutti questi accorgimenti, eccetera. Un'altra cosa importante, che purtroppo non avrò tempo di farvi vedere al volo, è che potrebbe anche essere un po' fastidiosa, ma è che c'è la possibilità, e c'è già un minimo di configurazione, di avere questo plugin che si chiama NoScript, che disabilita, di default non ha tutto disabilitato, ci ha disabilitato una serie di cose, posso anche decidere di disabilitarli tutti, disabilita tutto il mobile code JavaScript, cioè tutto il codice JavaScript che un sito web può far girare sulla mia stazione. Non so chi di voi sa cos'è JavaScript, ma sostanzialmente è un pezzettino di codice in linguaggio di scripting, una serie di istruzioni in linguaggio, diciamo, di programmazione, che un sito web può fare girare nel contesto della pagina web che mi serve. Okay? No, tecnicamente rende la navigazione più difficile di solito, soprattutto con tutti i siti 2.0. La domanda era se rende la navigazione più leggera. Certo, se vedi solamente siti che sono fatti apposta per non avere contenuto dinamico, eccetera, perfetto. Nella epoca dell'internet 2.0 avere JavaScript disabilitato del tutto è quasi impossibile, come lo è averlo i cookie. Rende il web in bianco e nero. Esatto. Per cui diciamo che è anche questa una delle cose che fa. Però una cosa che purtroppo non ho tempo di farvi vedere perché abbiamo 4 minuti, che se qualcuno prova a farvi un attacco, almeno di quelli base di cross-site scripting o di altri tentativi di attacco specifici che sfruttano il codice JavaScript per rubarvi qualche informazione personale, quasi tutti, è una specie di mini, diciamo, non è proprio quello, ma il concetto che facciamo passare è che è una specie di mini antivirus per JavaScript, che anche quello rende un po' più sicura la vostra navigazione e tutto. Cioè sono tutta una serie di piccoli accorgimenti che messi tutti insieme rendono probabilmente questa stazione, questa cosa qua di Tiles molto meno attaccabile magari di una stazione normale, eccetera. Allora andiamo a chiudere perché ci abbiamo volevo far vedere due ultime cose che secondo me sono importanti. Perché abbiamo visto qua come usare Tor dentro a Tails, che è un ambiente proprio molto sicuro, studiato per avere, insomma, il modello di rischio più alto e un alto livello di paranoia. Però anche su un computer normale io posso utilizzare Tor. Per cui in realtà basta andare su torproject.org e da qua posso scaricare la versione del Tor Browser Bundle per Windows, Mac OS X o Linux e installarlo anche sul mio computer PC desktop di casa e utilizzarlo per la navigazione di tutti i giorni. Cioè non devo necessariamente far partire questa cosa da chiave USB. Un'altra cosa è che se decido che ad esempio voglio aiutare la rete Tor e voglio far girare un Tor Relay per permettere alle persone di usare la mia rete per navigare in modo anonimo, posso andare qua forse Tails la disabilità, no, impostazioni, in italiano non mi oriento proprio super bene, impostazioni, vado su condivisione e qua vedete che è spuntata l'opzione usa solo come client e posso dire relay traffic inside the Tor network. Questo vuol dire che sono un relay Tor, cioè quelli che abbiamo detto prima che sono pubblici e possono essere utilizzati intra Tor per far girare il traffico, che è un modello di basso rischio, perché un exit node Tor significa che tutte le persone che io visito possono vedere che, cioè, potenzialmente qualcuno può usare il mio exit per fare abusi. No, ecco, la differenza tra exit e non exit è proprio questa, cioè se non sono un exit node vuol dire che lei non può usare il mio computer per attaccare direttamente un computer terzo, ma solo per collegarsi a un altro computer. Invece se sono un exit node Tor,
devo sapere un minimo meglio quello che sto facendo anche a livello legale, soprattutto. E se invece voglio un modello di rischio ancora minore, posso fare quello che dicevamo all'inizio dei bridge, e è quest'ultima opzione qua, e dice aiuta gli utenti sotto la censura a raggiungere la rete Tor. Clicco qua e dico, va bene, quanto voglio dare di banda? Beh, diciamo, non lo so, è una connessione abbastanza lenta, dono questa quantità qua. Qua ci posso mettere dei dettagli, ci metto il nome e tutto, niente, insomma, riempio qua i dettagli, poi come si fa a ingrandire questa finestra? Perché vabbè, in basso ci sarebbe qua sotto, che non si vede, c'è un pulsante salva, se avete uno schermo più grande cliccate su salva e a quel punto riparte e siete diventati un bridge tor e date l'indirizzo IP del vostro, del vostro computer. Allora dai, vabbè, adesso il dettaglio di come farlo non ci interessa, ci interessa che potete farlo e sicuramente soprattutto nella modalità meno rischiosa per voi, cioè l'unica cosa che vi occupa noi della banda, è sicuramente un favore che fate al mondo o almeno sia ai buoni che ai cattivi, ma si spera che lo fate per voi. Allora voglio chiudere velocissimamente il discorso su Tor, su Tiles. Allora quello che dovete fare, se lo fate dovete saperlo, è se andate su un sito web che in qualche maniera è riconoscibile a voi, che siate anonimizzati via Tor o no, se qualcuno sta facendo il traffico sull'endpoint finale, ok, magari non sa dove siete in quel momento, e questo già è un grosso vantaggio, ma sa che vi siete collegati, eventualmente può provare a analizzarvi il traffico, eccetera. Per cui sicuramente va bene utilizzare Tor anche per, diciamo, la normale navigazione e così via, con adesso un po' di meno, però insomma, con qualche anche problemino, eventualmente un po' di più di... Okay. E l'altra cosa che dovete sapere è soprattutto quando siete, perché non si chiude più niente qua, va bene, quando siete in un contesto, diciamo, che cavolo sta succedendo su sta cosa? Perché c'è il move attivo, macchine virtuali. L'altra cosa che dovete sapere, se vi viene fuori un messaggio di questo genere e siete in una situazione in cui avete bisogno di, diciamo, il livello di minaccia è alto, fate attenzione a quello che state facendo. Cosa succede se io adesso dico vabbè, chi se ne frega e vado avanti, che non so realmente a chi mi sto collegando, ok? Cioè questo è tutto un problema legato alla trust dei certificati, al man in the middle. Se tutta la catena di certificazione non è sicura, potrei avere un problema. Peggio ancora, potrei addirittura non avere questo messaggio d'errore, avere il certificatino, eccetera, essere collegato al sito a cui voglio connettermi e in realtà comunque avere un problema di attacco man in the middle, con quello che diceva oggi Corrado, cioè di diciamo compromissione della catena di certificazione, delle certification authority, eccetera. Tant'è che in particolari situazioni ad altissimo livello di sicurezza, eccetera, forse è meglio non usare comunque questo tipo di strumenti, ma usarne però degli altri. Google e i siti principali fanno quello che si chiama il certificate pinning, per cui il fatto che qualche certification authority che prende la mazzetta per emettere un certificato finto, in realtà non il browser mi avvisa comunque perché ha dentro impostato solo quel certificato, esattamente quello. E Google adesso lo fa, insomma, chiunque può chiedere a Chrome per averlo pinnato. Chrome, Firefox, sì, non, Firefox lo fa, non lo fa. Ti assicuro che l'esempio che faccio nei corsi è proprio quello di Gmail, VeriSign, eccetera. Quindi questo dei certificati potrebbe essere un problema. Bon, abbiamo finito. L'ultima cosa. Se andate anche lì a usare dei servizi in cloud tipo Etherpad o equivalenti oppure Dropbox, eccetera, ricordatevi sempre, chi c'era lo sa, quello che è stata la domanda e la risposta durante lo speech sul cloud. Ma Dropbox, Etherpad, Antani, Blinda, Cloud 2.0, cifrano i miei dati sì o no? No. Chi glielo fa fare? Nessuno. Gli costerebbe di più, sarebbe più difficile per il backup, per l'assistenza, eccetera. Per cui di default, a meno che non sia un servizio che esplicitamente dice di farlo e comunque non ne ho il controllo io,
tutti questi servizi qua in cloud, se li voglio usare anche in maniera anonima, eccetera, devo sempre stare attento e valutare la minaccia di chi potrebbe accedere a quel dato lì. Sempre qui, molto comodo, c'è lo strumento che volevo farvi vedere l'ultimo, che è questa specie di notepad che io posso crearmi un testo, un txt e cifrarlo al volo con PGP, con una chiave, eccetera, e anche quando sono in una situazione di cui magari sono costretto a usare una stazione di cui non mi fido, la cosa migliore è non usarla, ma sono in un internet point, voglio mettere una mia password, una mia cosa, usare questa tastiera qua rispetto a usare la tastiera dell'internet point rende più difficile l'utilizzo di un cosino USB grande così, che è un intercettatore, un keylogger fisico della tastiera che non mi sono ricordato di portare dietro, ma costa 80 euro su, 80 dollari su eBay, quindi questa tastiera virtuale qua. Quindi per i servizi in cloud si possono usare o non si possono usare? Si possono usare, tenete sempre conto che dovete sempre cifrare se potete end to end. E se anche vi offrono la funzionalità di recupero password vuol dire che i dati non sono cifrati, e se dicono che li stanno cifrando stanno mentendo. Esatto, non fidatevi mai di nessuno, cifrateveli voi che è meglio. Va bene, purtroppo siamo stati un po' frammentari, un po' saltati di qua di là. Sul sito Hackers Corner ci saranno riassunto delle puntate precedenti.